Il rischio è quello della contagiosità, nel senso che più andiamo avanti con la stagione e più le mosche cavalline e i tafani sono numerosi, e quindi il rischio è quello, altrimenti non si chiamerebbe anemia infettiva equina. Infettiva, la parola stessa lo dice, perché proprio si può trasmettere. Questa è la posizione del dottor Paolo Omizzolo, veterinario della ASL Toscana del Sud, sul caso del cavallo di Porta Santo Spirito riscontrato positivo all'anemia infettiva. La sua opinione sulla possibilità che venga concessa una deroga è questa. Si può fare tutto, si può chiedere tutto, ma a mio avviso non so se qualcuno, Ministero della Salute, non so chi, si potrà prendere una responsabilità del genere. Nel regolamento, nelle leggi sanitarie, questa possibilità non è intravista. Se poi dopo ci sono interpretazioni varie, ben vengano. Noi siamo veramente contenti se le cose vanno molto bene, però non lo so, dubito. I rettori degli altri quartieri sono per il momento molto cauti, ma manifestano innanzitutto la propria solidarietà al quartiere di Porta Santo Spirito. Ci tengo ad esprimere la solidarietà nei confronti del quartiere di Porta Santo Spirito, perché è una cosa triste e che poteva colpire chiunque, qualsiasi quartiere. Correre con altri cavalli non è certo facile. Magari ci può essere la possibilità di trovare cavalli che hanno già disputato la giostra del Saracino. Per quanto riguarda una deroga, non lo so, sinceramente non ho le competenze tali da poter giudicare. È chiaro che parlando anche con gli addetti ai lavori ci può essere un rischio, seppur minimo, di contagio, e quindi una paura anche da parte degli altri giostratori a poter far stare a contatto i propri esemplari con quelli che poi dovrebbero essere sotto sequestro. Non so. In quelle due ore della domenica o del sabato sera siamo avversari, però anche chi dovesse vincere ha sempre piacere a vincere combattendo con gli avversari nel pieno della loro forma, quindi sarebbe una cosa veramente spiacevole da udire, però che d'altro canto mettere in piedi una situazione alternativa in così poco tempo non è assolutamente facile, ma rimaniamo in attesa di vedere se saranno così bravi da poter ovviare a questo, che è stato un colpo del destino. Insomma, non credo ci siano, anzi sono sicuro che non ci sono delle responsabilità da parte del quartiere, per cui veramente questo è un colpo di sfortuna che spero riescano ad arginare in qualche modo.